Val di Susa è notava, il presidente della regione dice sì al dialogo con chi ha cuore la vallata, ma non con chi di notte tira le pietre. Chiamparino rilancia l'invito a Renzi, visiti la valle. Buon pomeriggio dagli studi della RAI di Torino. Dunque in primo piano la Valle di Susa e le polemiche attorno ai lavori per l'alta velocità. Il presidente della regione Sergio Chiamparino rilancia l'invito al premier Matteo Renzi, venga in valle, dice, e si rivolge poi alla popolazione locale. Sono aperto al dialogo, ma non con chi di notte tira le pietre. L'intervista di Igor Staglianò. Presidente Chiamparino, ha già invitato Renzi in Val Susa? Ma l'invito politico l'ho già formulato, l'invito formale lo formulerò naturalmente tenendo conto dei suoi tempi e delle sue priorità. Perché Renzi deve venire in Val di Susa? Per dare il segnale che il collegamento Torino-Lione ha lo stesso rilievo per l'economia nazionale del Brennero, della Brebemi e di altre grandi opere su quali il governo è giustamente impegnato, e anche per dare il segnale che bisogna distinguere fra il legittimo dissenso e la violenza. Lei ha usato parole molto dure nei giorni scorsi. Io ho usato parole di verità, credo, perché sono state dimostrate dall'altro proprio dalle manifestazioni di questi giorni e dalle dichiarazioni che ho sentito proprio a questo telegiornale da esponenti dei manifestanti che hanno confermato, credo di citare letteralmente, che le violenze della notte e la manifestazione del giorno sono due facce della stessa medaglia. Ecco, allora che rapporto si può avere con la valle, con questa parte di valle che rifiuta l'opera? Ma con chi rifiuta a priori qualsiasi tipo di discussione, anche solo di considerare che l'opera si realizzi, è difficile avere del dialogo, è inutile star lì a contare storie a chi ci ascolta. Con chi invece è disponibile a un confronto per come accompagnare nel migliore dei modi l'opera, favorendo lo sviluppo della valle, noi siamo pronti a discutere, a lavorare insieme senza pretendere che siano tutti, facciano tutti il giuramento di fedeltà sulla tavola. La regione ha una posizione molto chiara, e il PD? Confesso un po' meno, cioè, bisogna dire anche qui la verità, soprattutto il PD della Val di Susa, perché il PD regionale, il PD provinciale di Torino ha una posizione nitida. Il PD della Val di Susa mi piacerebbe capire, lo vorrei capire da almeno 10 anni, cosa pensa, perché un conto è avere delle perplessità e anche essere contrari alla TAV, ma assumersi la responsabilità di chi dice la TAV si fa, perché è stata decisa da una maggioranza. Un conto è mettere la testa sotto la sabbia e facendo finta di niente lasciare che la leadership in Val di Susa ce l'abbiano gli estremisti. Ora lo so, non è solo questione di luogo, di casa tua o mia. Non è solo lo scempio per un'altra ferrovia. Tutto è finito tra le mani di incalliti criminali, con logica robotica più che d'umani o d'animali. I boschi, il vento, il grano, l'acqua, le stagioni, perfino le idee, le risate, le emozioni. Succede un po' dovunque, qualcuno che decide di noi, della natura, come una cosa sua. Val Susa l'ha capito, Val Susa non ci sta. Il treno di Lunardi veloce fa paura, distrugge la vallata, inquina l'aria pura, dilaga la follia, uomini ingordi e distruttori, gridando sarà dura, non li vogliamo più, gridando sarà dura, non li vogliamo più.